Buongiorno, in questo video andiamo a vedere la procedura di azzeramento del pezzo. Va detto che la macchina non è a conoscenza e non ha mezzi per capire dove si trova il pezzo e soprattutto per capire se siamo passati da un particolare ad un altro. Quindi va indicato ogni volta che si vuole produrre un particolare nuovo, va indicato alla macchina dove si trova il punto di origine del pezzo in Z. Prendiamo il pezzo, lo andiamo a montare sull'auto centrante, chiudendo le nostre griffe mediante il pedale o mediante la pulsantiera tramite questi due pulsanti. Chiudo la porta, in MDI richiamo l'utensile di riferimento che utilizzerò, quindi un utensile già azzerato, che utilizzerò per indicare alla mia macchina dove si trova l'origine del punto Z del pezzo che voglio produrre. Richiamerò l'utensile, andrò manualmente ad avvicinarmi al pezzo aumentando il passo. Questa procedura si può effettuare o mettendo in rotazione il pezzo e poi andando a sfiorare il pezzo stesso, o altrimenti mediante l'ausilio di un pezzo di carta che si va a sfiorare. Noi in questo caso intendiamo mettere in rotazione il nostro mandrino. Lo mettiamo in rotazione e mi avvicino, sempre facendo molta attenzione a rallentare nel momento in cui siamo in prossimità del pezzo. Quando ho sfiorato, fermerò il mio mandrino, andrò nella mia origine che voglio azzerare, in questo caso è l'origine G54, che è la più utilizzata, ma volendo potrei spaziare dalla 54 fino alla 59. Mi porto sulla colonna delle Z e scriverò Z0, io voglio lasciare del sovrametallo, in questo caso 4 decimi, scriverò Z0.4 misura. E la mia macchina in questo momento sa dove si trova il mio pezzo. Andando su uno dei pulsanti manuali mi svincolo, ovvero mi allontano in sicurezza dal mio pezzo. Così abbiamo terminato la procedura di azzeramento del pezzo. Arrivederci al prossimo video.